Presto era poco caduto l'ultimo pallone. Siamo in finale di scudetto, siamo in Champions League, siamo dove volevamo essere, siamo dove meritiamo di essere. Siamo in un palazzetto dove oggi i nostri giocatori sono stati dei grandi eroi. E abbiamo assistito a una partita meravigliosa, dove siamo purtroppo incappati in un primo set sfortunato, dove ci hanno preso un po' a pallonate. Poi abbiamo reagito sul finale, poi il secondo set abbiamo tenuto questo grande impatto e della squadra di Milano, che è una grande, grandissima squadra, e di questo pubblico. Poi abbiamo tenuto e siamo riusciti, diciamo, a spuntare il secondo set, e poi gli altri due, sulla l'onda, diciamo, di grande entusiasmo, sull'onda di una bella battuta che abbiamo cominciato a trovare e di una bella ricezione, li abbiamo tenuti e abbiamo domati. Però Milano esce a testa alta, lo vedo, diciamo, dalle facce dei loro giocatori, dei loro dirigenti. Che sì, hanno perso, però hanno perso, diciamo, contro e Perugia, che è una grande squadra come loro, però dopo quattro partite incredibili, quattro battaglie che hanno detto quanto è bella la pallavolo. Ecco, se c'è una cosa particolare dove secondo lei che ha percepito, secondo lei che ha dato la scintilla alla squadra. Un po' il secondo set già l'ha detto, abbiamo reagito, ma poi siamo stati bravi a mantenere alta la concentrazione. La scintilla è il gioco che abbiamo cominciato a mettere al centro, che secondo me, diciamo, ha creato quei 3-4 break nel secondo set, nel terzo set anzi, e un po' di battuta che abbiamo cominciato a ritrovare. La battuta abbiamo cominciato a ritrovare e poi è questo gioco al centro che comunque è arrivato e Giannelli ha cominciato a giocare un po' al centro, quindi loro si sono sentiti un po' spiazzati. Andavano a cercarci in banda, a muro, e invece abbiamo preso al centro. Poi difendere al centro è anche un problema, che se tocchi una palla poi la difendi male, invece in banda riesci sempre a prevalere. Insomma, abbiamo cercato di giocare un po' differenti da quello che eravamo abituati e abbiamo spiazzato Milano. Poi ripeto, secondo me anche un po' eravamo più freschi, ma non è più freschi, abbiamo vinto il secondo set, questo li ha buttati giù. Diciamo, gli ha fatto capire che potevano anche perdere questa partita, perché il primo set erano tutti quanti carichissimi, Milano, la squadra e il pubblico. E noi eravamo, diciamo, depressi, però ecco, vincendo il secondo set abbiamo cominciato a far vedere a loro che non eravamo morti. E poi piano piano, con il gioco al centro, visto, e con una bella battuta, abbiamo cominciato a inchiodarli dietro e è andata bene. Va bene. Un'ultima battuta, una bella festa di sport stasera, nonostante altri eventi qui vicino, nonostante il traffico non ha impedito a 5.000 persone di essere presenti, tra cui quello spicchio bianco lì, bellissimo, oggi in maniera stoica è riuscito a essere presente. Milano adesso è una grande realtà della pallavolo, ho fatto i complimenti ai loro dirigenti e a Bruno Fusaro, che è il presidente. Milano quindi esce da questo campionato con un grande asset che è il pubblico, 5.000 persone con il giovedì sera, con il Milan che gioca con lo stadio pieno, una bella cosa. I nostri ce lo dicono i loro tifosi, quelli di Milano, che sono gente veramente incredibile, un pubblico bellissimo, rispetta tutti quanti gli altri giocatori, il posto dove va, quindi grande fair play, grande umanità, ma grande, grande trascinamento. Dei cori che mettono i brividi, a me che ho una certa età, figuriamoci a quelli che sono giovani, mettono i brividi. Questi cori riescono a trascinare anche il pubblico avversario, da quello che sono belli. Questi cori sono l'essenza di Perugia, cioè l'essenza dell'entusiasmo, del clima che c'è a Perugia. Questi cori rappresentano in tutto quello che sono, in tutto quello che i contenuti, l'anima di Perugia, lo spirito di Perugia. Grazie, Press.